Ragazzi, prima di iniziare questa puntata voglio dirvi una cosa importante. Grazie! Grazie a tutti quanti per aver raggiunto i 1000 iscritti. Grazie mille. Ma un grazie immenso va a quest'uomo. Grazie, Tobi. Beh, se ho avuto questa grandissima impennata di iscritti, non devo grazie a lui. Quindi grazie ancora. Voglio ringraziare anche Vale Savi, Lady Shaker, Mr. Stippa, ci sarà un nome, e tutti, ma davvero tutti quanti quelli che mi stanno seguendo. Grazie a tutti, ragazzi. Ma ora... Bentornati a Horror House. Molti di voi mi hanno chiesto film un po' più crudi, un po' più sanguinolenti. E io ho detto, ok, perfetto, ci sono. Oggi parlo di un film che è tutto questo, ma anche dannatamente divertente. E il film in questione è... Il ritorno dei morti viventi. Il ritorno dei morti viventi è un film del 1984 diretto dal grandissimo Dan O'Bannon. Dan O'Bannon è famoso negli States per molte sue sceneggiature importanti come quella di Alien di Ridley Scott e anche come quella di Atto di Forza di Paul Verhoeven. Se George Romero aveva creato delle regole ben precise inerenti agli zombie, beh, il film di O'Bannon li stravolge completamente tutti. Ogni singolo canone. Possiamo dire che l'esordio alla regia di Dan O'Bannon con questo film è qualcosa di esemplare, qualcosa di unico, o meglio, è l'inizio di una nuova era per il cinema degli zombie movies. Quindi scordatevi zombie lenti, impacciati e privi di intelligenza, ma zombie velocissimi affamati di cervello umano. Esattamente da questo film che cominceranno a vedersi i famosi zombie runners, ovvero i zombie corridori. Trama, siamo a Louisville, nel Kentucky. Apparentemente pare tutto tranquillo. Freddy, uno strampalato ragazzo, si trova a intraprendere il suo primo giorno di lavoro come magazziniere all'interno di un deposito di forniture mediche che è situato nei pressi di un cimitero, dove il responsabile è suo zio Frank. Durante un momento di pausa, lo zio Frank racconterà a Freddy che quello che è accaduto nel 69 in La notte dei morti viventi in realtà era tutto vero. Racconterà che il risveglio dei morti in realtà era dovuto ha un gas sperimentale denominato trioxina, una sostanza chimica usata come defoliante che era capace di portare in vita tutto ciò che era morto. E lo zio confessa anche che nel sottoscala del deposito vi sono dei barili che per sbaglio vennero spediti a loro contenente proprio i cadaveri che all'epoca erano stati rianimati dal gas. Frank mostrerà a Freddy i terribili contenitori, da cui purtroppo faranno uscire il terribile e letale gas. E quello sarà l'inizio della fine. I due verranno completamente investiti dal gas. Nel frattempo, esso si propagherà in tutto il deposito, rianimando tutto ciò che c'è all'interno. Mamma mia che figata di film! I due scapestrati, intossicati, si troveranno a tu per tu con un corpo rianimato all'interno del magazzino, aiutati dal loro principale, fiondatosi per l'accaduto. Una volta fatto a pezzi il corpo, ogni singola parte verrà bruciata all'interno del forno crematorio di Herney, che è nient'altro che l'imbalsamatore locale che lavora tra le vicinanze del magazzino e del vecchio cimitero. Quando tutto sembra essere portato a termine e quindi aver distrutto ogni prova, ecco il vero cataclisma. I fumi del corpo bruciato ricadranno a terra sotto forma di pioggia che, entrando nella terra del cimitero, rifarà risorgere i morti. Il bello è che nel frattempo una gang di punk strampalati, amici di Freddy, per attendere l'uscita del loro amico dal magazzino, vanno a fare una semplice festicciola all'interno del cimitero, proprio nel momento in cui avviene l'avvento della rinascita dei morti. Quindi si troveranno di fronte alle terribili e affamate creature. Un film della trama semplice, ma dannatamente funzionale. La pellicola al periodo doveva essere diretta da Tobe Hooper e prodotta da George Romero, ma poi alla regia venne scelto Dan O'Bannon proprio perché era famoso per le sue
grandiose sceneggiature. Il film venne acclamato in maniera eccellente negli Stati Uniti, se si pensa che per il periodo questo film guadagnò all'incirca oltre 14 milioni di dollari, mentre invece purtroppo nel nostro paese venne messo un po' più in sordina, non venne preso in considerazione tantissimo, anche perché all'epoca il film venne vietato ai minori di 18 anni e di conseguenza fu un limite ulteriore alla visione, ma che si riscattò grazie all'avvento e alla vendita dell'home video. Il film risulta essere un chiaro omaggio al grandissimo George Romero e ai suoi film di zombie, infatti verrà citato diverse volte durante la visione del film. Molto divertente è quando si troveranno a uccidere il primo zombie, che non sapendo come fare ripensano al film di Romero e credono che distruggendogli la testa tutto sarebbe finito. Invece la realtà era completamente differente. L'unica soluzione per uccidere queste creature rianimate era farli a pezzi e bruciare i loro corpi. Quindi pensate che casino! Il ritorno dei morti viventi è un gran film di zombie, con la caratteristica del genere horror più che altro di serie B, con in più la capacità di tendere al genere romeriano classico con qualche piccola variazione, che farà storcere un po' il naso ad alcuni. Anche perché in questo film non si vedono zombie lenti e impacciati, ma qui corrono più veloci di Carl Lewis. E oltretutto sono intelligentissimi e addirittura parlano. Con questo non voglio dire che ci troviamo davanti a un film comico, ma un film di zombie completamente diverso da come si era visto qualche anno prima. Se esistono film come 28 giorni dopo o il remake dell'Alba dei Morti Viventi, è anche grazie a questo film, che ha introdotto questo genere di zombie nel mondo del cinema. Che poi, in questo film, non troveremo zombie cannibali, perché l'unica cosa che loro volevano era semplicemente mangiare il cervello dei vivi, che poi è quello che confesserà una donna zombie che i nostri eroi legheranno sulla lettiga dell'obitorio. Infatti, il zombie tornato in vita, per calmare i loro atroci dolori dovuti alla decomposizione, faranno di tutto per alleviarlo cercando nei vivi cervelli freschi da mangiare. Interessante è la caratterizzazione dei soggetti, a partire dagli amici di Freddy, una strampalata gang di punk, anche perché il soundtrack di questo film racchiude totalmente brani famosissimi di gruppi punk, rock e hardcore del periodo. Memorabile è la scena del cimitero, quando gli zombie escono dalle loro tombe accompagnati dal famoso brano Party Time dei 45 Grave. Questa forse è la scena più d'impatto del film. È veramente incredibile la caratterizzazione degli zombie di questo film. Diciamo che ha lanciato anche uno stile, perché qui ne troveremo tantissimi e vari. Poi è il film che ha lanciato Tarman, ovvero lo zombie di catrame, lo zombie incatramoso. È lo zombie più famoso della storia del cinema. Per quanto il film possa essere una divertente commedia horror che si rifà appunto comunque ai zombie movies tradizionali e non, il tutto è condito da uno sfondo abbastanza particolare. Per certi versi questo film si può vedere anche con un'ottica un po' diversa dal comune, una chiave di protesta un po' sociopolitica, diciamo, dove appunto le forze militari americane la fanno un po' da padrona, mette un po' in luce quanto le forze armate siano a volte più temibili dei non morti. Appunto, a dir poco paradossale. Bisogna dire che vi sono molte scene gore, abbastanza splatter, abbastanza, tra virgolette, pesantine per il periodo. Come ci sono anche scene dannatamente divertenti. Assurdo è lo zombie che chiede rinforzi alla radio della polizia, per far sì che arrivassero altri poliziotti per essere appunto sbranati da loro. Incredibile. Come anche toccante, però, la scena del passaggio dalla vita alla morte dei due protagonisti. All'inizio può sembrare comico, sdrammatizzante un po' tutto quanto, fino ad arrivare a toccare dei punti di puro dramma. Sì, dove si respira il vero dramma del passaggio alla morte, quindi nel trasformarsi in zombie, però con tutta la lucidità dei vivi. È proprio quello il punto interessante. Un film unico, un film capostipite. Un film che è tra denuncia politica e parodia, parallelo al dramma e all'horror. La trama scorre in maniera meravigliosa. Ci sono pochi punti di stono durante il corso del film. Sono veramente poche le scene dove lo spettatore rimarrà perplesso e si chiederà il perché di alcune situazioni. Per il resto, il film è dannatamente scorrevole. Stilisticamente parlando, possiamo considerarlo un film di alto livello per essere un B-movie e che davvero accontenterà proprio tutti quanti, ma veramente tutti quanti. Non voglio andare troppo oltre, tranne che dire vedetelo. Il bello però è che la storia ha un ritmo incalzante, è molto frenetico. Diciamo che non ha mai punti morti e questo
è molto trascinante e quindi merita di essere visto con attenzione per certi punti di vista. Un vero cult movies da cui si respira completamente la magica aria degli anni 80. Il film è attualmente disponibile per la MGM in DVD e prossimamente avremo anche la versione Blu-ray disc. Quindi, ragazzi, se amate i film degli anni 80 e volete passare una serata divertendovi veramente e parallelamente spaventandovi, sì, beh, ma non troppo, prendete questo film in considerazione, perché veramente per questo ne vale troppo la pena. Ragazzi, detto questo, concludo la mia recensione, quindi vi aspetto numerosi, alla prossima, e intanto lasciate commenti. Sarò molto lieto e contento di rispondervi. Ragazzi, due canali. Il primo è quello di Sfogo Regista, il mio amico Fabrizio. È un grandissimo che si occupa di cinema e fa recensioni di cinema, di film, in maniera molto didattica ma abbastanza dirompente. Veramente un grande. Secondo, Rocco Siffredo 93. Un nome, un programma. Nulla di assurdo, ma veramente svitati. Provate a dargli un'occhiata. Un salutone e alla prossima puntata.